Il clima tossico che si sta creando attorno alla Juventus e al continuo dibattito su Allegri in, Allegri out, non è sempre creato fondamentalmente dai social, come molti dicono, o da figure che stanno lì a parlare di questa vicenda, ma molto spesso è creato volontariamente o involontariamente dalla stessa stampa, che sta ulteriormente alimentando questo polverone, schierandosi apertamente in una posizione e non facendo nulla per far sì che questo polverone possa dileguarsi. Facciamo riferimento proprio, ad esempio, al Corriere dello Sport, che oggi, tramite Zazzaroni, ha rilasciato delle dichiarazioni, ha pubblicato in realtà delle dichiarazioni che non possono far altro che alimentare ancor di più questo, non solo questo dibattito, ma anche questo malcontento, perché questa divisione che c'è all'interno della difesa della Juventus si sta sempre più alimentando anche per colpa di queste parole qui. E quindi analizziamo il tutto qui su FCM News Sport, e come sempre vi ricordo, essere uno dei pochi canali sulla piattaforma, essere totalmente gratuito, quindi se vi va iscrivetevi al canale e lasciate like ai contenuti. E allora partirei proprio dalle dichiarazioni di Zazzaroni, o soprattutto a quello che si riesce a leggere proprio dal Corriere dello Sport. Corriere dello Sport che sappiamo essere gestito da un direttore, che è appunto Zazzaroni, che è sempre stato uno, lo ha detto apertamente, non è che ci stiamo inventando nulla. Lui qualche settimana fa a Pressing, poche domeniche fa, ha detto: no, ma io non sono mai stato a cena con Allegri, mi dicono sono amico di Allegri, ma non, in realtà non è così. Però qualche settimana prima apertamente dice: mi criticano perché sono allegriano, io sì, sono allegriano, oggi tifo Juve perché c'è Allegri, un domani se dovesse allegrare il Pescara diventerei un tifoso del Pescara. Sono parole sue, quindi non c'è nulla di male, però quando sei direttore di un giornale dovresti attenerti un po' più alla cronaca e meno alle opinioni, ecco. Le opinioni sono forti, e leggiamole. A prescindere da come finirà, e quindi già stiamo dicendo a prescindere da come finirà, no, abbiamo detto. E già la prima frase secondo me è sbagliata, perché in un calcio risultatista come quello di Allegri non puoi dire a prescindere da come finirà, perché devi guardare i risultati per giudicarlo. Ma lasciando stare questo, i primati di Allegri resteranno e resisteranno nel tempo. Lui sorride e apprezza quando glielo fanno notare, ma non se ne compiace troppo, si mantiene equidistante dalle statistiche e non sta lì a pesarle con il bilancio. Eppure sanno di riscatto nei confronti dei tanti Allegri out che spopolano sui social. Poi passiamo alla seconda parte, che secondo me è ancora più fantasiosa, ma ci arriviamo. Partiamo da questa. Credo che faccia riferimento ai primati legati ai famosi 1200 punti che il primo allenatore nella storia raggiunge. Se da un lato sono d'accordo sul fatto che i primati ci sono due però considerazioni da fare. Punto primo, non tutti gli allenatori hanno la possibilità di allenare una squadra vincente per 9 anni, nonostante dei risultati non sempre eccezionali. Non faccio riferimento alla prima gestione, che è stata piena di trofei, ma faccio riferimento alla seconda. Quest'ultima dei 3 anni in cui non è arrivata una vittoria, quindi è inutile girarci attorno. Se la prima è stata gloriosa, e di quella nessuno gliene fa una colpa, perché anzi è un premio. Quello, il quinquennio di Allegri, è stato un grande quinquennio, bruciato solo dal fatto che sei arrivato 2 volte in finale e non l'hai vinta, e questo è un aspetto che brucia ancora. Però quella era una Juventus forte, che però aveva bisogno di un po' più di ritmo per arrivare al contesto europeo. Non a caso dopo 5 anni di vittorie viene mandato via, non perché hai perdi, ma perché vinci, ma non vinci talmente tanto bene da poter pensare di poter vincere in Europa. Cosa che oggi non puoi minimamente fare con questo tipo di squadra. Ma al di là di questo, i primati fanno più riferimento a quel periodo lì che non a questo. Cioè i primati di cui si parla oggi fanno riferimento a quel periodo là. Ma oggi, tu Allegri, oggi, in base al resta o non resta, non lo devi giudicare in base al quinquennio di ormai 7 anni fa. Devi giudicare in base ai 3 anni, gli ultimi 3 anni, l'attuale gestione. Non puoi pensare di vivere costantemente nel passato, perché se si fosse pensato solo al passato, la Roma, in virtù del triplete dell'Inter di tanti anni fa, in virtù dei tanti trofei vinti da José Mourinho, e in virtù della finale di Europa League e della vittoria di Conference, la Roma non avrebbe dovuto esonerare José Mourinho.
ed invece ha preso riferimento il triennio, ma soprattutto l'ultimo periodo, che era diventato tossico, che era diventato ingombrante per gran parte dei giocatori, che guarda caso, esattamente come nel caso della Juventus, si sentono messi in disparte anche mediaticamente parlando, perché vi ricordate quando c'era Mourinho alla Roma cosa si diceva? Lui era il primo a snobbare la rosa, dicendo che non era una rosa all'altezza. I giornali erano prima a parlare di una rosa che evidentemente non era poi così forte. Giocatori sopravvalutati. Cambia allenatore, arriva uno che ha allenato solo la SPAL, quindi non è arrivato sicuramente Guardiola. E quei stessi giocatori, come Paredes, come Dybala, come El Shaarawy e così via, che prima sembravano essere snobbati, oggi invece sembrano ringalluzziti da questa situazione. È un po' quello che succede con la Juventus. Perché Allegri ha sempre l'attenuante dietro, una volta le plusvalenze, una volta la cessione di Ronaldo, una volta i giocatori che non vanno bene, non si fa mai mea culpa di quella che è la situazione attuale. E soprattutto resisteranno nel tempo, sì è vero, perché 1200 punti non li torni nessuno, ma l'Allegri out fa riferimento al resta o non resta l'anno prossimo, non 5 anni, in quei 5 anni è andato male, si fa riferimento all'ultimo periodo. Come è andato Allegri nell'ultimo periodo? Male. Perché se stai all'evento per 3 anni e non vinci, non puoi che fare male. Ma andiamo alla seconda parte, che è forse ancora più comica. A proposito, oggi ricorrono i 4 anni dal giorno in cui l'allenatore ha cancellato i profili Instagram e Twitter. Certe cose non lo scalfiscono più, ma il rumore dei nemici arriva pure offline, soprattutto in queste stagioni fatte di risparmi e rifondazioni, distanti anni luci dall'epopea fatta di scudetti e finale di Champions. Quindi in qualche modo si va ulteriormente a elogiare questo allenatore dicendo ma ormai non lo toccano neanche più queste vicende dell'Allegri out, non lo toccano più. Beh, in realtà mica tanto fino a un certo punto, perché le conferenze stampa che noi vediamo molto spesso sono conferenze stampa in cui le domande, diciamoci la verità, sono sempre anche abbastanza soft, e capisco anche ci sono delle dinamiche interne da non toccare. Però alla prima domanda scomoda, Allegri non è sempre sereno. Ad esempio, una delle ultime conferenze in cui dice, Guidi viene chiesto, ma l'obiettivo minimo al momento sei il quarto posto? Lui subito lì è stizzito, risponde malamente. Come ricorderete qualche tempo fa Fabiana Della Valle, che è stata in qualche modo ridimensionata. Ora, ad esempio, è stato una delle ultime conferenze, non ricordo chi era il giornalista in questione, in cui ha parlato di obiettivo minimo. Lui lì si è scaldato. E non è l'Allegri che quasi legge, non lo scalfiscono più, e no, perché di fronte alle critiche anche leggerissime come quarto posto obiettivo minimo, che dovrebbe essere la realtà alla Juventus, perché è vero, la Juventus negli ultimi 10 anni ha sempre raggiunto il quarto posto minimo, quindi è quello l'obiettivo minimo, quello è naturale, e nonostante ciò alla prima critica lo vedi rispondere a tono, quindi anche questo non è vero, non è assolutamente vero. E soprattutto quando si parla delle ultime 3 stagioni come stagioni fatte di risparmi e rifondazione fino a un certo punto. Perché forse quest'anno, è vero, quest'anno è stato fatto mercato, tutto quello che vuoi, ma gli anni passati la Juventus aveva squadre di un certo livello. L'anno scorso lui ha chiesto gente come Paredes, non l'ultimo arrivato, un campione del mondo. Di Maria, non l'ultimo arrivato, un campione del mondo. Pogba, sono giocatori che ti spostano. Poi, se non rendono, è un problema tuo. Se Pogba si fa sempre male, è anche lì un problema tuo, perché sapevi che andavi incontro a questo tipo di situazioni. Quest'anno vuole liberarli Lukaku. Se andiamo indietro, l'anno precedente, quando va via Ronaldo, sì, è vero, ma subito la Juventus interviene spendo 30 milioni per uno che hai voluto tu, ossia Moise Kean. A gennaio te ne spendono 75 per Vlahovic e una decina per Zakaria, perché ti serviva un grande attaccante e un centrocampista. Poi se vanno male è un problema tuo, ma la Juventus ha investito in questi 3 anni. E quindi non si può dire che la Juventus è una squadra degli ultimi anni di risparmi e rifondazioni. Perché forse quest'anno, ed è vero, ma gli anni precedenti no. Non ci venite a dire che 2 anni fa, quando è arrivata la Juventus, non poteva fare meglio del quarto posto raggiunto. Con un attacco con Morata, Vlahovic e Dybala. Cioè, quell'attacco lì, oggi. Morata sta facendo grandi cose all'Atletico, Dybala è il secondo capocannoniere della Serie A della Roma con non so quanti gol, e Vlahovic è un signor attaccante, eppure quella è una squadra che andava bene. Centrocampo con Rabiot, Zakaria e gente come Arthur, che oggi fa bene alla Fiorentina, no, è da quarto posto. In difesa c'era ancora Chiellini, c'era gente come Chiellini, c'era gente come De Ligt e Bonucci, che ancora era
un giocatore di calcio. Eppure quella era una squadra da risparmi e rifondazioni. Questa narrazione è sbagliata. Questa narrazione continua a essere sbagliata e continua a essere profondamente di parte. E questa è una cosa che al tifoso della Juventus, secondo me, non piace. Voglio sapere la vostra qui sotto nei commenti, quindi ditemi la vostra questa ennesima, come dire, visione tutta sua del Corriere, soprattutto di Zazzaroni, sulla vicenda Max Allegri.